Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Clash Royale. Signori, sono a 5090 trofei. Stiamo andando abbastanza bene. Il deck è sempre questo, ma per chi se ne è accorto, ho tolto praticamente i pipistrellini e ho rimesso il mio Mega Sgherro. Non so se ve l'avevo già fatto vedere oppure no. Proviamo a vincere tre partite. Intanto ci apriamo questo baule gigante insieme, così vediamo se tante volte ci abbiamo una gioia incredibile. No, gioia incredibile non ce l'abbiamo. Tutta roba doppia, che comunque sono soldini che male non fanno. Allora signori, proviamo, vediamo come va. Siamo contro Imperio Ispano, probabilmente spagnolo, da quello che deduco, non è perché... Ci abbiamo sempre il nostro cavaliere, che tra l'altro ora stanno facendo anche la sfida del cavaliere, no? Quindi lui mi parte da dietro, sapete che io non è che dico che sia sbagliato partire da dietro. Per fortuna ha tirato male un cannone che ci ha dato modo di fargli parecchi danni. Ovviamente anche lui ce li ha fatti, e ce li sta per fare, non è che non ce li sta per fare. Però... diciamo che potevo utilizzare meglio le mie unità, assolutamente. Potevo utilizzarle effettivamente meglio. Magari dovevo tirare le frecce, magari sarebbero state un pochino più utili. Regà, io nel dubbio mi tolgo... Oh, è stata una sfera infuocata davvero incredibile. Lui ha voluto mettere per forza davanti il cannone ed ha sbagliato su questo, perché mi voleva bloccare appunto il gigante. Bene, si è reso, probabilmente si è reso. Io vi mando un buona fortuna e vado a terminare. Speriamo che non sia una trappola, perché se mi ha tirato la veleno là, di solito significa che uno si è reso. Anzi no, vi posso garantire che si è reso, perché sennò non avrebbe continuato. Gli diciamo grazie, perché comunque siamo persone gentili. Lui se la ride, vabbè, speriamo che continui a essere così. Lanciamo le ultime unità. Lui non dovrebbe opporre assolutamente resistenza. Quindi questa prima partita è stato un bello scacco matto. Abbiamo fatto delle hit importanti, ragazzi. Su questa partita non c'è niente da dire. Hit importantissime. Quindi, ottimo. Abbiamo superato le 5100 trofei. O almeno dovremmo aver superato i 5000. Esatto, 5000. Ma andate tantissimi di punti. Ma tantissimi ne andati. Andiamoci a fare la seconda partita di oggi. Che figata la scritta Night Fox così. Riot Company, vabbè, credo che ci abbiano più copyright dentro al clan e al titolo. Vabbè ragazzi, se tu mi vuoi fare questa cosa qua, se... Vediamo, perché dovrei riuscire a hittarlo, eh. Ok, sono contento, sì, sono ancora più contento perché c'è stato un barbaro che mi è andato a hittare male, perché me l'ha hittato davvero male. Allora rischio, meno male che non aveva il coso, ragazzi, come si chiama? Non c'aveva il... dai, aiutatemi che mi... non ce l'ho. Il minatore, che poi mi ha detto non si dice miner, però il minatore, il miner, a me piace di più, quindi lo chiameremo miner. Lui si è dovuto difendere, quindi ipoteticamente Elisir non ne ha. Certo, cioè insisti, sei una persona che insiste, lui deve andare per forza sopra di Elisir. Non ho roba che mi possa aiutare tantissimo effettivamente in questo momento. Provo a fare così, perché se mi danno... Allora, ok, questo va bene, questo non è stato assolutamente un problema. Anzi, vi dirò, va bene in realtà. Io adesso lui è sopra di Elisir, però io devo continuare, perché sicuramente i tre moschettieri, secondo me, secondo me c'ha qualcosa di veramente prepotente lui. Va bene, a me va bene uguale. Ha usato una bellissima mossa, cioè ha fatto, è stato gagliardo, perché l'estrattore di Elisir, perché me lo metti? Perché c'hai qualcosa di grosso. Ma per forza, io c'ho sempre la sfera infuocata. Però arriverà il momento che lui riuscirà a stare sopra. Anzi no, non c'è tre moschettieri. Guardandogli il deck meglio, non hai tre moschettieri, ragazzi. Non c'hai tre moschettieri, c'è il golem. C'è il golem, raga, porca miseria, c'è il golem. E se mi caccia il golem, capite che sono comunque cacchi.
amarissimi. Allora, andiamogli a dare comunque una mano. Io voglio partire così. Infatti, vedete, cioè era a... perché ho fatto così? Per andare sull'estrattore. Vi sembrerà una puttanata, ma in realtà è stato decisivo come cosa, no? Quindi andiamo a fare di questo, perché ci dobbiamo difendere. Oltremodo, da qualsiasi cosa ci dobbiamo difendere. Quindi facciamo così. Lanciamo questo. Oh, bella sfera infuocata, ragazzi. Che sfera infuocata che ho lanciato. Mamma mia, che bella sfera infuocata, ragazzi. Proprio mi commuovo quando faccio queste cose. Mi commuovo, ragazzi. È proprio una commozione, proprio. Commozione. Con la commozione. Commozione. Mi commossiono, non lo so. Ragazzi, che bella partita questa qua. Bella, mi è piaciuta. A me personalmente è piaciuta. 5152 trofei. Andiamo con la terza, che poi me ne devo andare in piscina tra poco, quindi devo staccare, ragazzi. Non lo muto, non gli faccio niente. Siamo contro un cinese, giapponese. Comunque, roba che finisce con ese. Non mi tira niente, quindi parto con il gigante un pochino più avanti. Non è un problema questo, perché comunque lui andrà a perdere quelle unità. Non è che io vado molto meglio di lui, cioè nel senso lui me l'ha fatto fuori. Però detto tutto sommato non è andata male, perché io comunque c'ho sempre l'attacco di riserva, no? Quindi andiamo a fare così. Abbiamo sia le frecce, che sicuramente mi saranno utili, sicuramente. Vedete? Perché volevo aspettare appunto di prendere loro, però i danni glieli abbiamo fatti. Lui ovviamente usa le emoticon di Clash Royale, perché è un simpaticone. Ormai li conosciamo, i simpaticoni. Mastino lavico per lui. E chi se ne frega. Ti ripeto, chi se ne frega proprio. Me lo dovevo aspettare. Probabilmente ho fatto un errore, sapete? Una pizza io ho tirata. Allora, una pizza io l'ho tirata. Ora tutto sta a fermare tutta qua roba là, che sicuramente non riuscirò a fermare. Mi è andato in hit quello, mi butta giù la torre. Bravissimo, bella partita. Già mi piace. Come partita già mi piace. Bella, bella partita. Perché quello l'ho buttato. A meno che non mi tira un tank, riusciremo, sì, subendo dei danni importanti, per carità del cielo. Però non mi preoccupo più di tanto. Ora io devo per forza di cose rusciarmela il più possibile. Cosa che non è così facile come credete, perché non è facile. Perché loro non è un problema. Là diventa un problemone incredibile. Là diventa veramente un problemone pazzesco, raga. Pazzesco. Come cazzo fermo tutta sta roba? Perché non c'ho la scarica. Cioè, se io avessi avuto la scarica sarei stato molto più reattivo. Non avrei avuto problemi. Ok. Allora, in tutto questo, la mia domanda principale è: come fermo il ragazzo là? Perché questa partita è molto bella, mi piace tantissimo. Lì vado a prendere delle hit con lui. Vediamo un po' se il miracolo di Sant'Antonio qua funziona, perché raga, qua fatemi sta concentrato, perché la situazione è complicata parecchio. Dai, mortacci tua! Bella partita però, mi è piaciuta! Buona fortuna, mi è piaciuta come partita. Chi se ne frega che abbiamo perso? Mi è piaciuta da morire. Peccato che ho cominciato a giocare bene nell'ultima metà. Mi serviva una scarica, mi serviva qualcosa. Non ce l'avevo. E mastino e mongolfiera fanno male. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro ICC89. Ciao ciao.